Dominio keniano alla seconda Sta Trieste by Night, vinta da Philemon Kipkori Maritim, col tempo di 28 minuti e 25 secondi, seguito dai connazionali Peter Bill e Bernard Kipsang Chumba. In campo femminile vittoria per Giovanna Volpato in 33 minuti e 59, seconda la slovena Lucia Krkoč, terzo piazzamento per Rosaria Console. La corsa serale a carattere internazionale, promossa dalla Maratona d'Europa Nuova Bavisela, nelle versioni runner di 10 km e Family and Dog di 3, con partenza e arrivo in Piazza della Borsa, ha registrato oltre 500 partecipanti. Per quanto mi riguarda sono contentissima, rientravo da un periodo molto difficile, era da novembre che non gareggiavo, quindi oggi ero contenta di essere qui appunto per sentire le sensazioni buone. Le sensazioni buone ci sono state in quanto ho vinto, quindi meglio di così non poteva andare. E il percorso di oggi è stato molto bello, scorrevole, divertente, con tanta gente lungo il percorso, molto 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 bello. Ma oggi diciamo che non è stata proprio una buona prova per me. Venivo da 2 mesi di stop a causa di un infortunio. Oggi per me è un punto di partenza purtroppo, perché appunto arrivo da questo periodo negativo. Comunque sono contenta di aver incominciato dalla Sta Trieste. Ovviamente ringrazio il presidente Carini che mi ha venuto qui assolutamente, ringrazio i triestini che durante il percorso hanno sempre urlato il mio nome, e complimento all'organizzazione. Ci tenevo veramente ad essere qui perché è quasi la mia seconda casa, Trieste. Cosa pensi di questo percorso, che è stato leggermente modificato rispetto alla scorsa edizione? Ma sinceramente mi piace molto più questo, in quanto il percorso si articola su 3 giri, quindi più breve rispetto a quello dell'anno scorso, c'è più gente sul percorso, è molto più suggestivo, più emozionante. Per la prima volta proprio la Sta Trieste by Night, la nuova Bavisela ha applicato il contratto etico per top runner e master, una formula inedita in Europa per ribadire un messaggio chiaro contro il doping. Chi corre a Trieste lo fa in nome dello sport pulito. Tra i messaggi importanti dell'edizione 2013, anche quello degli atleti di Run Together, un'associazione no profit che si propone il duplice scopo di valorizzare i giovani emergenti e di destinare parte degli ingaggi alla costruzione di strutture per le popolazioni africane. Ribadito poi sulle magliette dei runner lo slogan Never Give In To Violence, la campagna iniziata la scorsa primavera dalla nuova Bavisela dopo l'attentato alla maratona di Boston per manifestare la contrarietà ad ogni forma di violenza. Protagonisti della Sta Trieste, primi a firmare il contratto etico, i due testimonial della nuova Bavisela, Stefano Scaini e Migidio Burifa. Il tempo ci ha graziato quest'anno, quindi felici, percorso nuovo, è filato tutto abbastanza bene, quindi un'affluenza maggiore rispetto all'anno scorso, quindi una gara molto tecnica di elevato spessore, perché i keniani davanti sono andati veramente forte. Per quanto mi riguarda, la passione per le gare, mettermi un paio di scarpette c'è sempre, quindi oggi in forma di testimonial e supervisore di una gara come questa sono estremamente felice, quindi spero di ricorrerla anche l'anno prossimo. L'intento è quello di crescere anche con la Sta Trieste, ci stiamo lavorando, sta andando molto bene e speriamo di portare sempre più gente in una gara, in una serata di sport come questa. Bellissimo, bellissimo e velocissimo soprattutto. Il canale mi è piaciuto un sacco, tecnico, anche lì si poteva giocare un po' sui piedi, correre belli in spinta e poi tende un po' a salire nei primi 2 chilometri, poi ci si butta giù fino appunto al passaggio sotto il traguardo e passa molto, perché comunque 3 giri è facile, sono un 3,3 periodico diciamo, quindi ci si diverte un sacco. L'ultimo giro a tutta, piede sull'acceleratore e via. La scorsa edizione è stata vinta da tua moglie, Anna Incerti, che adesso sta coccolando la piccola Martina. Mandiamole un messaggio proprio dalla location che l'ha vista protagonista lo scorso anno. Se ci fosse stata lei magari vincevo oggi, perché mi dà l'energia giusta, diciamo, no? E quindi purtroppo è dovuta stare a casa a coccolare la piccolina e sicuramente mi accoglierà a braccia aperte dopo questa mia prestazione buona, anche se non soddisfacente dal punto di vista del piazzamento, però comunque io quando do il 100% sono sempre felice.
I runner hanno percorso 3 volte il tracciato, ridisegnato in parte rispetto all'anno scorso, con l'aggiunta del passaggio suggestivo sul ponte curto, molto apprezzato dagli atleti. Per la family un unico giro di corso camminando in un clima di sport e festa. Tante le persone che lungo il percorso hanno applaudito e incitato i partecipanti. In gara alla Strada Trieste by Night anche i cani, oltre una cinquantina. Primo al traguardo Filippo a guinzaglio del proprietario Auri Mason. Secondo posto per Linda di Giorgio Calcara. Terza Laika di Carlo Giostra. Tutti hanno ricevuto omaggi offerti dal negozio di animali Arcadia 2. È andata molto bene, intanto perché abbiamo vinto il nostro esordio. E perché partecipare? Perché di solito faccio sempre competitive, ma ho visto una corsa, ho detto provo a portare il cane, corro per lui, vediamo come va, perché io e lui siamo abituati a uscire insieme, lui è il mio allenatore. E niente, ci abbiamo provato, abbiamo visto che il ritmo era buono, però noi ce ne avevamo ancora, abbiamo atteso 2,5 km, poi ci abbiamo dato dentro e abbiamo vinto, siamo contenti. Bilancio positivo per la Strada Trieste by Night, che da quest'anno fa parte del circuito Grand Prix Strade d'Italia. Un bilancio riassunto nelle parole del presidente della Nuova Bavisela, Fabio Carini. Il primo pensiero è per tutto il mio staff, che devo dire ha fatto un lavoro strepitoso. Sta migliorando di volta in volta, se erano bravissimi dalla prima occasione adesso sono strepitosi. Credo che questa sia la nostra grande qualità, cioè il nostro segreto è proprio quello di migliorare volta dopo volta, di essere sempre più professionali, di volere privilegiare in assoluto la qualità e l'assistenza, cioè dare il meglio ai nostri clienti che poi sono i runner. Certamente è un piacere aver visto una corsa velocissima con questo gruppo di keniani che ha fatto un tempone, perché bravissimo, c'ha 28:25, un grande tempo, penso che siamo se non la più veloce, una delle più veloci 10 km d'Italia. È stato bellissimo vedere quasi 400 persone, delle quali 250 che sono arrivate da fuori Trieste, 22 province rappresentate, 7 nazioni. Ciò significa che continuiamo a produrre grande turismo, grande economia su Trieste e sulla regione. Questa è la differenza delle corse che fa la Bavisela, ma tanto bello anche vedere quasi 200 family, quindi incrementati rispetto all'anno scorso, con cani e senza cani, su un percorso bellissimo attraverso il Ponte Curto, poi partenza arrivo in una piazza della Borsa che secondo me è la seconda piazza più bella dopo Piazza Unità, per cui stiamo dando risalto a Trieste e questo a tutti noi piace molto, ma ripeto, soprattutto grazie al mio staff. La Strada Trieste sarà ricordata come la gara in cui è stato introdotto per la prima volta in Italia un contratto etico per atleti e master. Sì, il contratto etico fa parte del progetto Sport Pulito che vogliamo portare avanti all'infinito e che si lega anche al Never Giving to Violence, quindi al motto che abbiamo coniato a favore della maratona di Boston dopo il tragico attentato dello scorso aprile. Siamo attenti a tutto quello che è sociale, perché questo secondo me è la corsa, nulla altro sport come la corsa è in grado di dare, di aiutare il mondo a crescere, a migliorare, perché correndo si porta un messaggio fantastico. Il contratto etico è fondamentale per cercare di dare pulizia a questo sport, ma a tutti. Credo che ogni grande evento dovrebbe adottarlo in maniera tale che chi sgarra sia costretto a pagare di tasca propria, perché forse solo in questo modo si può evitare che altri episodi come quello bruttissimo, bruttissimo di Schwarzer possano penalizzare un mondo bello come l'atletica. Diamo appuntamento allora ai triestini e non solo, alla prossima evento targato Maratona d'Europa Nuova Bavisela. Non passerà molto, lasciamo passare l'estate, lasciamo passare l'autunno, ci vediamo il 15 dicembre con la Christmas Run, partenza da Piazza Unità e arrivo nello splendido Castello di San Giusto. Noi vogliamo valorizzare tutti quelli che sono i grandi posti di Trieste per farli vedere a tutte le persone che vengono da fuori, per farli tornare insieme alle loro famiglie, perché Trieste è una città spettacolare, forse non tutti i triestini se ne rendono conto, ma noi dobbiamo aiutare questa città
a fare in modo che più gente possibile venga, aiuti l'economia a crescere e che superiamo tutti insieme questo momento di crisi. La Stra Trieste by Night è realizzata grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di Trieste, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Coop, Cooperativa Operaie, Savoia Excelsior Palace, Acegas APS, Union, Radenska, 0H+, Ottica In, Media Partner, Radio.0. Informazioni su www.bavisela.it.